a Family Economy People, le puntate di Family Economy, dove attraverso le voci dei principali protagonisti del mondo finanziario e non solo, vediamo insieme come sta cambiando il nostro mondo. Con noi oggi in puntata Maria Chiara Pastore, direttore scientifico di Forestami e professoressa ricercatrice del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Buongiorno e bentrovata. Abbiamo già fatto un primo incontro in cui ci hai raccontato Forestami, come nasce questo progetto e qual è il suo obiettivo, ma adesso vorrei invece chiederti in che modo il lavoro congiunto degli enti locali, delle istituzioni, del no profit che abbiamo visto essere parte del progetto Forestami può contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale, ovvero quello di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030. Grazie, questa è una domanda bellissima perché dà proprio il senso di quello che dobbiamo fare tutti insieme. Non è più con Forestami, non è più il lavoro di un ente che lavora, ma di tutti gli enti insieme che lavorano per un obiettivo. Sono 3 milioni di alberi entro il 2030, ma è il miglioramento della qualità dell'aria, il miglioramento della qualità dei nostri spazi, l'incremento del capitale naturale nella nostra città in una dimensione di accessibilità anche dello spazio. Questo per noi è importantissimo. Come lo facciamo? Facendo in modo che tutti i nostri collaboratori, le istituzioni che sono partner possano insieme collaborare proprio a quest'idea. Lo facciamo attraverso i bandi pubblici, lo facciamo attraverso il fundraising delle aziende che con noi progettano e lavorano e assistono, piantano insieme a noi a tutti gli eventi di piantagione. Lo facciamo attraverso fondazioni di comunità che con noi raccoglie le donazioni del pubblico e del privato e poi insieme applichiamo e costruiamo i progetti. Ma lo facciamo anche attraverso i cittadini che partecipano ad esempio alle piantagioni o al progetto Custodiscimi che è stato lanciato l'anno scorso, dove 2500 piante sono state distribuite a Milano e nella città metropolitana proprio con il senso di prendersi cura delle piante che sono esseri viventi. Quindi tantissimo lavoro in tanti modi, in tanti territori e insieme verso una direzione che è quella del miglioramento della qualità dell'aria e dello spazio nella nostra città metropolitana. E in che modo in particolare è sostenuto il programma Forestami e quali, diciamo, i principali finanziatori e soprattutto ha detto fundraising, che ruolo gioca in questo progetto? Allora, questo è un altro aspetto molto importante. Sappiamo che non possiamo più in questa epoca così complessa pensare che tutto il patrimonio pubblico venga gestito dal pubblico, il privato abbia in parte una gestione dello spazio, ma sappiamo che le due parti devono insieme collaborare. E questo lo dico innanzitutto pensando a quando abbiamo fatto la mappa del Tricano Picover. Abbiamo fatto una fotografia di dove erano gli alberi e dove erano le loro superfici foglianti. Quella fotografia non ci racconta solo degli alberi pubblici, ma ci racconta di tutti gli alberi che sono presenti nella città metropolitana. Questo significa che gli alberi dei giardini privati delle persone che hanno piantato nel loro giardino un albero, quello cambia per tutti e insieme la visione della città metropolitana. I nostri donatori sono sia cittadini che attraverso i canali del fundraising hanno contribuito a donare un albero o una donazione che va a contribuire, quindi piccole cifre che possono insieme fare simbolicamente un albero più alberi oppure uno più alberi che vengono comprati e donati, fino alle aziende come Banca Intesa, Esselunga, AXA, Amazon, LVMH che insieme hanno donato tra le tantissime aziende delle somme che ci permettono di lavorare su capacità triennale di piantagione, perché ovviamente potete immaginare quanto per noi è rilevante lavorare non sul primo semestre ma su una progettualità che è più di lungo periodo, che ci permette di arrivare all'obiettivo dei 2030 con i 3 milioni di alberi. Certo, ecco, abbiamo detto che diciamo
l'avvicinamento al verde, a rendere più verdi anche le nostre città metropolitane, deve riguardare tutti. Allora, quali attività perseguite da Forestami possono contribuire a migliorare la consapevolezza ambientale e la conoscenza dei vantaggi legati al vivere in città più verdi per il cittadino, ma soprattutto in che modo i cittadini sono e possono essere coinvolti per contribuire alla realizzazione di questo progetto? Allora, ovviamente la partecipazione e la consapevolezza che i cittadini hanno della forestazione urbana, è importante avere alberi in città, per noi è fondamentale per due ragioni. La prima è che se abbiamo cittadini più consapevoli del perché gli alberi sono così rilevanti, allora ci sarà un interesse maggiore per tutti per avere più alberi nella città metropolitana, e questo noi speriamo di andare anche oltre l'obiettivo, perché più alberi abbiamo, più benessere ci sarà nelle nostre città. Lo facciamo, questo tema di costruire la consapevolezza, lo facciamo attraverso una delle campagne che sono sia social che attraverso cartellonistica virtuale che è dentro alle nostre città, che permette di raccontare il progetto. E poi lo facciamo attraverso delle azioni di piantagione, che sono dove chiediamo ai cittadini di piantare insieme a noi, di custodire le piante con il progetto Custodiscimi. Abbiamo un progetto che si chiama Scuola Forestami, per raccontare e far vivere ragazzi, ad esempio di età scolare, del perché è così importante avere alberi e arbusti nelle nostre città. Ribadisco quanto questo progetto è davvero interessante e importante, soprattutto in questo momento, secondo me, storico, di anche cambiamento climatico, quindi quanto è importante avere delle città anche sempre più verdi. Siamo giunti alla fine quindi di questa puntata. Io ringrazio Maria Chiara Pastore per essere stata con noi quest'oggi. Sarà presente anche al nostro evento Family Economy Week, e quindi volentieri riaverla come nostra ospite per parlare ancora di quanto è importante, insomma, soprattutto in questo momento storico, rendere le nostre città più verdi con progetti come Forestami. Grazie a tutti, grazie per l'ascolto. Grazie mille, ringrazio anche tutti gli spettatori e vi do appuntamento al prossimo Family Economy People. Per vedere tutte le puntate di Family Economy, seguici sui nostri canali social alla pagina Facebook, Instagram e YouTube Family Economy e su familyeconomy.it.